Benvenuti su Cuori di Tenebre True Crimes, sono Claudia. Oggi vi porto il caso del brutale omicidio di una ragazza di 20 anni di nome Siam Lee, avvenuto il 4 gennaio del 2018 a Durban, in Sudafrica. Con questo video apro anche la playlist True Crime Africa. Vi ricordo che sul canale vi è già la playlist True Crime Giappone, True Crime Asia e True Crime Europa. La madre di Siam Lee è una donna caucasica sudafricana che è molto giovane, è partita per Hong Kong, dato che proveniva da una famiglia violenta e cercava di farsi un nuovo futuro. A Hong Kong, lavorerà nei locali di striptease per poi passare alla prostituzione. Siam Lee nasce nel 1997 ad Hong Kong da Carmen Nan Lee, la madre, e da un suo cliente, un ricco uomo d'affari sudafricano che quando passava per Hong Kong prenotava sempre i suoi servizi. Nel 2002 Siam Lee e la madre tornano in Sudafrica, dove il padre biologico della bambina garantisce che se ne prenderà cura finanziariamente sino che lei avrà compiuto e terminato gli studi universitari e dà un appartamento per lei e la madre, appunto nella città di Durban, mentre lui invece viveva a Johannesburg. Siam Lee con la madre aprono dunque un nuovo capitolo della loro vita. Tuttavia, questa avrà una brutta svolta l'ultimo anno che Siam Lee frequentava la scuola superiore, che tra l'altro era un istituto molto prestigioso, frequentato solo da persone benestanti. Adesso qui non si capisce bene perché ci sono due versioni, ossia una che il padre è stato ucciso nella sua casa, l'altra invece che ci sono stati dei problemi finanziari nei suoi affari. Fatto sta che proprio l'ultimo anno delle superiori di Siam Lee, il suo trust fund viene congelato, ossia non riceve più soldi. Siam Lee voleva prendersi una laurea che le permettesse di insegnare e poi trasferirsi ad Hong Kong, e questo era praticamente il suo sogno. Tuttavia, non avendo i soldi, inizia a lavorare facendo la cameriera, la venditrice di prodotti chimici per piscine, la barista. Tuttavia, questi soldi che guadagnava bastavano a coprire le spese di sopravvivenza, non riusciva a mettere niente da parte. E nel mentre la madre, per far sì che entrambe avessero un tetto sulla testa, ha riniziato a prostituirsi. Siam vede i suoi sogni distrutti, cioè lei aveva fatto tutto, si era immaginata già una vita in una certa maniera e quindi questa cosa l'aveva turbata tanto. A questo punto la madre le fa una proposta: per guadagnare più soldi anche in modo più veloce, le propone di diventare una masseuse, cioè una massaggiatrice, insieme a lei. Si iscrivono praticamente ad un sito per adulti chiamato True Velvet e Sayan compariva col nome Student in Training e sponsorizzava massaggi sensuali. Tuttavia, e c'erano delle foto di lei e la madre, diciamo, seminude, vestiti succinti. Tuttavia, l'idea della madre, ed è anche l'annuncio, nell'annuncio lo specifica,
è che sarebbero state in due, cioè la madre voleva averla sotto controllo, voleva essere presente perché aveva paura che magari Sayan, essendo diciamo una ragazza naif, ingenua, potesse o correre dei pericoli o che qualcuno magari se ne potesse approfittare. Potremmo dire che le fa una sorta di grooming. La madre sosterrà che quello era solo un modo facile per fare soldi, velocemente, cioè un mezzo per un fine, per quanto discutibile sia, era quello, e che Sayan non sarebbe dovuta diventare una prostituta. Tuttavia, successe che la madre si mise a litigare con un'altra prostituta nel bordello dove lavorava e dove c'era anche la stanza in cui Sayam e la madre facevano i massaggi, al che questa prostituta tira alla madre dell'acqua bollente e quindi per un certo periodo la madre non ha potuto lavorare. Da quel punto in poi, per portare soldi a casa, anche Sayam inizierà a prostituirsi. Un giorno un ricco uomo d'affari sudafricano di nome Filani Ntuli prenota un massaggio con Sayam e durante il massaggio riesce a farsi dare il numero di telefono. Dopodiché il giorno stesso la contatta e le chiede se vuole andare a cena con lui. Lei accetta. Quando lui va a prenderla a casa, la madre esce, si presenta, lo vede, dopodiché alle 22 e un quarto Sayam era a casa e dirà alla madre di non volere più frequentare Filani né tantomeno lavorare con lui perché le dava delle brutte sensazioni. Tuttavia, quando i giornalisti chiederanno alla madre se anche lei aveva avuto la stessa reazione, lei dirà di no, che a lei non aveva dato nessuna brutta impressione o sensazione di sospetto. Malgrado questo, Siam continuerà ad avere frequentazioni con Filani, sia al bordello sia fuori dell'orario di lavoro. Sinché un giorno all'improvviso inizia a non accettare più le sue prenotazioni e a non rispondere più alle sue telefonate. Passa del tempo quando il 4 di gennaio del 2018 Filani che fa? Telefona a Sayem e le dice: "Guarda, sono parcheggiato qui davanti al bordello. Per favore, vieni. Solo 2 minuti, ti devo dire qualcosa." A questo punto la ragazza esce dal bordello, dice: "Torno subito", si avvicina alla Mercedes-Benz nera Viano di Filani, al che lui, come lei si avvicina, tira fuori una pistola e la costringe a salire, dopodiché parte a grande velocità. Intanto al bordello nessuno sapeva con chi avesse visto. Vedono che non ritornava e hanno pensato: "Vabbè, si vede che aveva qualcosa da fare." La madre la sera va per riprendere la figlia e non c'era. A quel punto si preoccupa e denuncia la scomparsa. Tuttavia non dice alla polizia in che cosa era coinvolta la figlia, eccetera, tace. Quindi già erano passate diverse ore dalla scomparsa di Sayem. In più, lei non dava tutte le informazioni, ha un po' rallentato anche quello che è stato, diciamo, le indagini della polizia, che comunque ha subito lanciato l'appello per una scomparsa di Sayem. La famiglia del padre biologico di Sayem cosa fa? Ingaggia l'investigatore privato più bravo in Sudafrica, Brad Nathanson, affinché
coadiuvasse la polizia e facesse le indagini per ritrovare la ragazza. Intanto la madre, che veniva interrogata in polizia per capire, cercare di capire qualcosa, fa finalmente delle dichiarazioni e la polizia si rende conto della situazione, ma non solo la polizia, anche sui media verranno anche fuori le foto del sito per adulti, True Velvet, eccetera, e nessuno sapeva tra gli amici di Siam che lei fosse una prostituta. Tra le altre cose, anche lì dove c'era il bordello, che era una casa che era stata affittata, cioè sono scomparsi subito tutti, e anche il proprietario della casa ha detto, dice, io avevo affittato a questa persona, non sapevo minimamente che tipo di attività vi svolgesse all'interno. Intanto le prime 24 ore, che sono quelle più importanti, sono andate perse. 2 giorni dopo la scomparsa di Siam, un contadino che stava andando a pescare chiama la polizia dicendo di aver ritrovato un corpo carbonizzato vicino a una piantagione di canna da zucchero a New Hanover. La polizia si presenta sul posto e poi chiamerà la madre di Cyan per vedere se poteva fare un'identificazione, se fosse Cyan o meno. La madre dichiarerà che appunto il corpo era più del 90% carbonizzato, tuttavia una piccola parte del braccio sopra la mano e una mano erano ancora intatte, diciamo, non erano state prese dal fuoco, e lei aveva visto sulle unghie delle dita di questa mano lo smalto che era quello preferito di Sayen e quello che aveva quando era uscita la mattina di casa, insomma, era un colore argento glitterato. E poi avevano trovato alcuni monili, alcune cose, e da lì ha detto sì, è Siam. La madre dirà anche che praticamente la testa era bucata, cioè non c'erano più neanche i denti, il naso, niente, dalla testa non avrebbe mai potuto riconoscere il corpo. Ad ogni modo, la polizia effettuerà l'esame del DNA che confermerà appunto che effettivamente si trattava del corpo di Siam. Intanto al detective privato Brett Nathanson arriva la telefonata di un uomo che gli dice di avere avuto un incidente stradale a 200 metri dal bordello, ossia 2 minuti di macchina, il giorno in cui Siam era sparita, e dice che la macchina non si è fermata per vedere i danni, le cose, ma è scappata via, e si trattava di una Mercedes-Benz Viano nera, e che lui a quel punto ha iniziato a rincorrerla con la macchina e l'ha addirittura tamponata, però il conducente continuava a non fermarsi e a quel punto ha desistito. Effettivamente, sia per il luogo dell'incidente che per la data che per il comportamento del conducente della macchina, la cosa sembrava sospetta. Quindi prova a seguire questa pista, telefona a tutte le agenzie assicurative della zona e chiede se qualcuno recentemente avesse chiesto una riparazione per danni per una Mercedes-Benz Viano di colore nero. Una di queste agenzie ha detto di avere avuto su questa tipologia di macchina questo tipo di reclamo. Sono stati collaborativi e hanno dato l'indirizzo del proprietario della macchina, Nathanson, il quale si è subito recato presso questa casa che si trova a Shongweni,
ossia a circa 20 minuti dal bordello, e guardando dal cancello, guardato e ha visto che nel garage era parcheggiata una Mercedes-Benz Viano nera e dietro, appunto, nella parte posteriore della macchina era danneggiata. Al che Nathanson contatta la polizia, fanno anche un check su questa persona. Infatti, la macchina era di Filani in Tuli. La polizia raggiunge il detective presso l'abitazione di Filani. Filani, quando la polizia è andata a sequestrare la macchina, non c'era, non era a casa. Quindi sarà Nathanson, che era rimasto ad aspettarlo, che quando Filani arriva con un'altra macchina, appunto, lo arresta. Nathanson dichiarerà che era rimasto un attimo stupito perché aveva quasi l'impressione di aver arrestato la persona sbagliata, in quanto Filani si presentava molto bene. Era una persona colta, aveva una Montblanc in tasca, era elegante. Filani verrà interrogato dalla polizia e dichiarerà che conosceva Sayem, si erano frequentati per un certo periodo e lui le aveva prestato 50.000 rand, ossia l'equivalente, diciamo, più o meno di 2.500 euro, perché lei voleva aprire una sua attività e andare all'università. Poco tempo dopo, Saiem ha iniziato a non farsi più trovare, a non rispondere più alle sue telefonate, e allora lui, a quel punto, ha deciso di andare al bordello, telefonarle e dirle che era lì fuori e doveva parlarle, e poi sequestrarla sotto la minaccia di una pistola. Dopodiché l'ha portata a casa sua, dove voleva parlare appunto di questa questione dei soldi, ma lei diceva che i soldi non ce li aveva più. Al che Filani l'ha stuprata più volte e poi le ha detto: considerati sequestrata, adesso qualcuno dovrà pagare il tuo riscatto. E anche lì Sayem gli ha fatto capire che non c'era nessuno in grado di coprire quella somma. E ridendo gli ha anche detto: appena mi liberi, io vado dalla polizia, ti denuncio per sequestro e violenza carnale. A quel punto Filani prende paura. Non solo era estremamente arrabbiato, ma aveva proprio paura che andasse a denunciarlo e quindi cerca di strangolarla. Tuttavia, mentre lo faceva, Sayama ha avuto tipo convulsioni, muoveva le gambe e questa cosa gli ha fatto impressione, paura. Quindi, che cosa ha fatto? È andato in un'altra stanza, ha cercato il martello, le ha messo una coperta sopra la testa e ha iniziato a sferrare colpi di martello sul cranio della povera ragazza. Infatti l'autopsia dichiarerà che è morta proprio per un'emorragia, a seguito di sfondamento del cranio. Quando si è reso conto di quello che aveva fatto, ha preso ancora più paura e a quel punto doveva disfarsi del corpo. L'ha portato lì, a New Hanover, che è a 60 km da dove è la sua casa. L'ha disposta accanto alle canne e sulla strada per andarci ha comprato 20 litri di benzina in un distributore dove andava sempre e dove tra l'altro hanno trovato anche le immagini di lui che comprava questa benzina. Arrivati sul posto che aveva scelto, in pratica l'ha lasciata tra le prime canne appunto di questa piantagione e l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. La polizia indaga su questo Filani in Tuli e viene a sapere che lui sì, aveva non si sa quante società a suo nome, ma erano
attive solamente due, con due operava, le altre erano tutte, diciamo, solamente sulla carta, e aveva fatto anche delle frodi fiscali dicendo a gente di investire nelle sue attività e invece ha rubato i soldi. In più è venuto fuori che c'erano state in precedenza altre ragazze che erano state, diciamo, attirate da Filani ed erano state violentate. E tra le altre cose, lui non usava protezioni e si è scoperto che lui era ammalato di AIDS. Sembra che lui volesse infettare il maggior numero di donne possibili. Qui apro, chiudo parentesi, non so. Ad ogni modo, anche una sua ex, ragazza l'aveva segnalato più volte alla polizia. Questa ragazza era una beauty queen, come potrebbe essere, non so, Miss Lazio, Miss Piemonte, Miss Sicilia. In Sudafrica era una bella donna e quando lei ha deciso di lasciarlo, lui non l'ha presa per niente bene e ha continuato a stalkerizzarla, minacciarla, tanto che la sua macchina ha preso fuoco e non si sa come e chi eventualmente gli abbia dato fuoco. E nello stesso periodo sua madre era stata assassinata e non si è mai scoperto il colpevole. Insomma, questa donna viveva nel terrore e ha chiesto più e più volte l'aiuto della polizia, ma non hanno mai trovato prove, non hanno mai fatto grandi ricerche. E tutto questo succedeva 2 anni prima dell'omicidio di Siam. Anche Brad Nathanson, l'investigatore privato, aveva ricevuto voce e testimonianze che questo Filani fosse uno stupratore seriale. Insomma, da una parte c'è Filani che dice che l'ha uccisa per soldi, dall'altra, sembra invece che l'abbia uccisa perché aveva proprio un'ossessione nei suoi riguardi e non accettava che lei si fosse allontanata da lui e non lo volesse più sentire e che i soldi non c'entrassero niente. Filani, quindi, nonostante la confessione, nonostante tutte le prove, eccetera, riuscirà a uscire su cauzione. Questo perché suo avvocato contesterà al giudice il fatto che è stato arrestato illegalmente, ossia non è stata la polizia ad arrestarlo, ma è stato un detective privato e su queste basi gli hanno concesso la libertà su cauzione e lui ha detto che sarebbe stato a casa della madre. L'udienza precedente all'inizio del processo, Filani si presenterà camminando con delle stampelle e nel luglio del 2019, quando il processo doveva iniziare, verrà comunicata al giudice la morte di Filani a causa di un cancro alla pelle in forma particolarmente aggressiva. Quando è morto aveva 30 anni. Il processo doveva iniziare in luglio e Filani è morto in giugno del 2019. A questo punto c'è stato un grande sgomento perché tutti quanti hanno pensato, dice, questo ha fatto finta di morire, avrà magari corrotto qualcuno e avrà lasciato il paese, se la starà godendo da qualche altra parte. Tuttavia, la polizia ha svolto tutte le indagini del caso e è stato accertato che effettivamente Filani era morto. Quindi Filani muore da persona innocente perché non ha subito un processo, nonostante ci sia stata anche una confessione, e questo rende forse ancora più triste, tutta questa vicenda. Se
fosse stato processato, sarebbe stato condannato per svariati reati. Si conclude qui il caso di oggi. Lo conoscevate? Che cosa ne pensate? Io, se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio per la gentile attenzione e spero di vedervi ancora sul mio canale per un prossimo caso. Arrivederci.